Pronti in coda? Sigaretta, capello un po' alla Buro. Nato regista, cresciuto attore e maturatosi come attore-regista, questo 38enne educato dalle suore di Nevers è un personaggio che sfugge volentieri alle facili categorie. Certo, vive, lavora e si arricchisce dentro il mercato. Fa un film all'anno che esce puntualmente sotto Natale. Ama i rischi calcolati. È meno amato dal pubblico snob di un Benigni o di un Troisi. Non fa parlare di sé e dei suoi amori come un Nuti. Non ha avuto bisogno di riciclarsi come un abatantuono. Però la critica, quella giovane e quella matura, lo segue con attenzione, trovando nei suoi film il piacere del fare, l'orgoglio di quel prodotto medio, che non vuol dire mediocre, di cui si parla tanto e quasi sempre a sproposito. L'Alberichino, con tutti quei personaggi, è stato un po'... è stata una grande palestra, una grandissima palestra. Però resta anche la voglia di... così di maturare e di dare forse più spazio al verdone più naturale, più in un certo senso più staccato da certi stereotipi che vanno dal bullo a quello con gli occhi così, a quello con la voce così e a tante altre caratterizzazioni. È più difficile far te stesso ed inserirti in un contesto, in un film dove sei naturale, quindi devi far ridere senza fare una caratterizzazione. Quindi forse nostalgia sì, però anche consapevolezza che uno matura e quindi deve anche migliorare come regista e anche come attore, quindi sbrodolare di meno, essere più se stesso. Sei incredibile pure fisicamente, c'è stato uno sfascio, diciamo così. Io ci sono delle sere veramente davanti agli amici che mi vergogno, dire questa è la mia signora. Prima 27. Io dissego sempre. L'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di una precisione. No, fallo più. Carle, io all'1 e un quarto me ne devo andare via, che devo andare alla commercialista. Vabbè, andare alla commercialista, vabbè, ma no, l'ultimo. Più pacato, più di una lucidità, di una cosa, complimenti. Dallo, va. Meno forzato. Quella prima. 27. Io ti seguo sempre. Beh, l'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di... Complimenti. Dov'hai? Andava bene così. Bene. Troppo da sordi, dov'hai? Au! Dai. E io ti seguo sempre. L'ultimo intervento che hai fatto a Bari al congresso è stato di una lucidità. Lucidità. Oh, basta, va. Dai, Grillo, dai. Fate doppio a lui, va. Sto diventando più regista. Mi piace di più la regia, mi piace. Sì, mi diverto di più. Cioè, incomincio a provare cose, tutto quanto, e poi mi arriva qua dove cerca di prendermi, di graffiarmi. Tutto qua a stangolo. Quindi partirebbe da là, volano le scarpe, volano i cuscini, volano i libri, un maiale, un ipocrita, che tipo di verme sei, mi viene qua addosso e io ti ammazzo a te, e poi dissolviamo su. Ma quando sono regista cerco, è diverso perché sono pieno di problemi tecnici, allora sono un po' serioso e anche un po'... nevrastenico se non riesco a trovare l'inquadratura giusta, però lavoro, devo dire la verità, lavoro sempre molto a contatto con Danilo Desideri, che è il mio direttore della fotografia di fiducia. Quindi spana la roulotte sul fondo e lì c'è via.
Ma dice che la troviamo però già avanzata un pochino, sì, all'altezza della fontana. Corre solo con qualcuno. Se lei sta arrivando dalla ruota che si è asciugata, Evoluzione e insieme a Verdone, perché Verdone stesso è passato da un genere di film che era appunto dei personaggi precisi, quindi non avevano bisogno di un contorno, hai capito, fotografico particolare. Poi Verdone si è evoluto pian piano, ha cominciato a fare delle storie più complesse e quindi anche fotograficamente c'è stata un'evoluzione nel film. Poi il nostro rapporto ormai è di grande complicità nei confronti della storia, quindi anche nella vita, se vogliamo, quindi è una simbiosi, ci troviamo proprio affiatati. Ma te vuoi levare quel golf? Ci sono 50 gradi qua dentro. Sta a fare una sudata, leva del mio golf. Dimagrisco. C'è il golf, la canottiera dell'ana. No, non c'è la canottiera dell'ana, non lo recitare. Siamo pronti, eh? Pronti? Una cosa sotto ce l'hai. Silenzio nel corridoio. Sei una discesa. A temperatura del Benito che... Sì, sul caldo. Ma è una cosa incredibile. Sembra un sasso di Matera, sotto il sole dalle 9 alle 6 del pomeriggio. La difficoltà è che io controllo sempre tutto, gli altri, quello che fanno, cioè purtroppo non posso guardare me stesso, allora mi fido un po' di quello che mi sento dentro. L'organizzatore si arrabbia perché ne stampo troppo, in realtà ha ragione, ma io non mi guardo, che devo fare? Sono regista, attore, devo fare tutto in questo film. Bisogna che ne stampo qualcuna del più. Dai, pronti? Attenzione! Pronti? Ogni tanto litigo col mio produttore perché gli faccio stampare anche più scene di quelle che dovrei. Ogni tanto eccedo un po' troppo, però è una forma di... anche normale di insicurezza che possa avere io certe volte. Ma guarda, un film l'anno, se uno ama questo lavoro, non è tanto. È tanto il fatto di scriverlo, dirigerlo e interpretarlo, ecco, quello è tanto. Semmai quello che è pesante, indubbiamente, è uscire a Natale, quello sì, è molto pesante perché diventa sempre, per forza di cose, una competizione con gli altri. C'è il toto film, chi arriverà primo, chi arriverà secondo, chi arriverà terzo, chi se la prenderà in saccoccia, chi prenderà... Questo è terrificante. D'altro canto, queste sono le leggi di mercato alle quali ci hanno portato soprattutto le televisioni. Ma è anche vero che è difficile muoversi nelle strettoie dell'industria senza accettare dei compromessi e fare i conti con le richieste del pubblico. I film che nascono sempre da un'idea produttiva non devono essere una regola della nostra carriera, perché perseguire sempre un'idea produttiva ti porta a diventare un attore o un regista legato alla cassetta, e questo è molto pericoloso. Cominciate a respirare profondamente. Col naso? Ecco, orecchie. Certo, il pubblico di massa ama ridere, ama la commedia, Natale è un periodo festoso, quindi si vanno tutti a divertire, però anche voler tentare dei film brillanti o dei film corposi a livello di soggetto, di sceneggiatura, che non siano prettamente comici, va bene uguale, secondo me, purché il film sia fatto bene. Ti devi continuamente rinnovare, ti devi centellinare, ti devi saper amministrare. Ecco, questo è un problema principale oggi per noi attori. Sapersi amministrare, forse. Bisogna aver talento, ma sapersi amministrare molto bene. Comincia per una certa età, vedi, mi ci va un po' di restauro. Alle 7 via il fabbro, alle 8 via il falegname. Alle 11 faccio il primo tagliando, alle 2 il secondo. Ai 7? Ai 7 mi metto in officina e chiudo la serata. Quando facevo il bullo faceva molto ridere, mi mettevo l'ovatta dentro la patta dei pantaloni, diventavo il classico macio latino, una sigaretta, il capello un po' alla Buro, tutto imbrillantinato, una bella catena d'oro, il classico gesto come per levarti una cosa al dente che ci è rimasto prima
incastrato. È la classica tirata. Tra il regista appartato e il comico estroverso c'è una frattura che corrisponde alla natura del cinema. Ben inserito nella macchina, Verdone è insomma un oculato amministratore di se stesso. Sa quando è il caso di stare zitto e quando è meglio parlare. I suoi personaggi non fotografano gli anni del boom. Non escono dalle parrucchiette e dalle marrane. Piuttosto descrivono la piccola infelicità che si annida nei levigati e mitomani anni Ottanta. Racchiudono in maniera minore l'aria del tempo. Difettano forse di sostanza metaforica, ma sono tipi che accetti per quello che sono. Frutto di un'osservazione attenta e pietosa, di un lavoro di Cesello, sono ormai lontani gli anni della macchietta fulminante, che recupera la risata nel confronto con il contesto. Come gli frega un portacenere, mo così gli frega un po'. Scusate, ma sempre qua dovete passare. Vabbè, adesso in qualche... Pronto? Pronto? Insomma, a me quello che fa ridere è la rappresentazione dei difetti, delle debolezze delle persone. Ecco. Il criticarli, ironizzare, ecco, su certi caratteri, temperamenti che sembrano in un certo modo e poi però scopri la loro debolezza, la loro solitudine. Ironizzare sopra questi personaggi, ecco, mi piace. Mannaggia, mo basta, sempre io con questo problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quelle gambe. Il pubblico mi vede troppo legato o al bullo, a quello con gli occhi così erranti nel vuoto, o al personaggio, quello così con gli occhialetti, quello preciso, che è indubbiamente un personaggio che esiste ancora. Però non è quello che mi interessa. Io l'ho fatti quei personaggi, probabilmente, chi lo sa, forse un giorno li rifarò ancora. Però, come ti ripeto, quando la gente ti identifica troppo in questi personaggi, allora io mi chiudo e mi viene di fare delle cose diverse, forse di essere più me stesso, anche perché io sono lontanissimo da quei personaggi. Li amo molto, li so interpretare, li so approfondire, però nello stesso tempo sono molto distante da loro. Agallo, come fanno questi forti? Sto facendo il film tuo, forte, sai quelle cose. E io sempre, per smontarli, sì, è vero, ciao, con una grande serietà. E allora loro immediatamente dicono, mazzo, non mica è così simpatico, ma non ne posso più, mi escono dagli occhi questi personaggi, capito? Anzi, io vorrei lanciare un appello anche a voi della terza rete, fermatevi un po' con quegli sketch, perché sono tanto carini, però appartengono al passato, l'abbiamo visti 65.000 volte, a me mi viene un infarto ogni volta che riparto. E lo so, è schegge, basta, se no mi riducete a me, è schegge, veramente, Allora, parliamo del nuovo corso, che sì, è un po' nato con io e mia sorella, sì, e con compagni di scuola siamo andati avanti. In questa vena un po', possiamo dire, melancomica, non è più una comicità. Ma sai, quando vai avanti un pochino con l'età, non è che mica mi sento vecchio, però vai avanti con l'età, affronti altri problemi, sei diverso te, quindi è evidente che affronti nuovi soggetti con sfumature differenti e poi ti scontri le prime difficoltà della vita, i primi drammi, le prime cose, insomma. Io, ringraziando Dio, insomma, sono abbastanza fortunato, però bisogna avere l'occhio anche quando racconti una storia di un trentenne, di un 35enne, anche diciamo di un 37enne, per dire la verità. E beh, racconti ancora un po' di goliardia che hai dentro di te, però incominci a raccontare anche tante sfumature che sono alcune malinconiche, altre drammatiche, altre della vita che cambia e che sono diverse da quelle che può avere uno di 20 anni, capisci? Quindi è evidente che i soggetti si irrobustiscono anche di più, no? Questo è meglio, insomma. Io devo seguire quello che sento dentro. Adesso sento che devo migliorare, devo anche essere un pochino più severo con me stesso e nello scegliere le storie e nella formazione del cast e come farlo. Cioè, quando dico qualità, non è che voglio fare il presuntuoso, però dico qualità perché il futuro del cinema sarà soltanto qualità, proprio in virtù del fatto che ogni giorno in tutte le televisioni private d'Italia passano 1300 film, quindi c'è un'inflazione di tutto, di immagini, di film comico, di film drammatico. Ormai la televisione è un caleidoscopio enorme. Allora, il film credo che potrà resistere e sopravvivere soltanto, purtroppo, a livello un po' di elite.
un'elite che continuerà ad andare al cinema. Questa elite la tratteniamo al cinema soltanto se facciamo dei prodotti di qualità. Però qualità non significa fare a meno del comico. Io sono un attore brillante, continuerò a far questo. Però anche nel film comico si può indubbiamente scrivere una storia che mandi un messaggio, invii un qualcosa di importante, una critica di costume, una critica sociale. Ma voglio, ecco, guadagnare sulla qualità. Non t'azzardare mai più a toccarmi, pezzo di potente! Oh, ma che fate? Oh, fermi! Mi ripetilo! So il fratello! So il fratello! E lasciami! E so tu, fratello! È un film differente. Cerco di interpretare un personaggio nella più assoluta normalità, dove la comicità scatterà da situazioni di tempi comici. Non c'è una gag, ce ne saranno due o tre nel film. Ma non, le risate non devono scattare dalla gag, ma direi da situazioni di contrasto tra me e lei. E là, appunto, la bravura è tutto nei tempi comici. Ma insomma, siamo molto affiatati, ci stiamo affiatando molto, e molte cose sono venute molto divertenti, molto carine. Dopo l'exploit di Io e mia sorella, forse il suo film più bello, quel Compagni di scuola, che il pubblico accettò senza grossi entusiasmi. 18 personaggi in scena, presa diretta, mille storie che si intersecano, un'amarezza a fior di pelle che stinge nel grottesco, realistico, lontana dalla malinconia delle altre commedie. Il bullo degli inizi faceva ridere di per sé, coglieva una strana forma di degradazione antropologica e ci improvvisava sopra. L'oboista di Io e mia sorella o il professore di Compagni di scuola sono uomini normali, forse leggermente sfortunati, a cui capitano disavventure che potrebbero capitare a tutti. Se strappano una risata, pronta a stemperarsi nell'accettazione agra dell'esistenza, è perché Verdone ha saputo trasformare il fregolismo di una volta, quella spiccata facilità a cogliere i tic e gli atteggiamenti del popolo romano, in una piccola, non presuntuosa poetica dell'esistenza. Per dirla con le sue parole, è passato da quello che si dice a quello che si pensa. Dalla somatologia e dalla psicologia individuale agli schemi mentali e agli atteggiamenti del gruppo. Il patata, te lo ricordi il patata? Patata! Patata! E vabbè, scusate però, no. Mi ha lasciato una striscia di rumaghe, mi ha lasciato. Riprendi il sole, siete Carlo, sto qua. Appena... Tutta fatta? C'è i capelli, mannaggia, la madonna. Mi mancano pure a me, però spero di metterci ancora. E prima volta all'Olimpico mi hanno fatto la mano che sono loro, se sono sbagliato. Sì, vabbè. Ciao. Ciao Carlo, auguri. La penna di chi è? No, io la quelli che mi dicono, Carlo, sei da panico. Una volta dicevano, Carlo, sei troppo forte. Oppure, bella Carlè, adesso dicono, sei da panico proprio. Che da panico sembrerebbe fai schifo, invece sono troppo. Troppo forte, ha avuto una fascia soprattutto dai 18, secondo me, dai 18 ai 22 anni, 24 anni. Io e mia sorella e compagni di scuola, soprattutto compagni di scuola, ha perso un po' quella fascia e ho preso forse una fascia di pubblico più avanti con l'età, dai 30 ai 40, forse perché era anche l'argomento che li avvicinava. Però devo dire che con gli sketch in televisione guadagni il pubblico magari dei ragazzini, e anche quello dei grandi, ma soprattutto quello dei ragazzini. Dipende dal film, però credo che sia abbastanza vasto ed eterogeneo, quello sì. E Carlo, sono loro o no? Questi sono quelli veri, eh? Ecco. Auguri a Giancarlo, dai, ecco, così un bel premio. Auguroni, mi raccomando, non fate pregnanti. Grazie, Carlo. Rotalco, diretto bene, scritto bene,
E direi anche interpretato bene, perché ero molto misurato, me l'ho trovato quell'escamotage di Manuel Fantoni ancora per fare un piccolo pezzetto di virtuosismo. È stato un film molto equilibrato, quello mi è piaciuto molto. Difetti di quel film? Ma non sono presuntuoso, però non cambierei nulla. Non cambierei nulla. Forse qualche parolaccia di troppo, che non è non voluta per tirar fuori la risata, però forse non ce n'era bisogno. Com'è? Ma stasera quante volte l'ha colpita? Dimmelo. Stasera? Dimmelo. Tre volte. Ammazza, tre volte. E a meglio, qual è a meglio? Dimmi. A meglio... Dai. Seconda. La seconda. Tremenda proprio. Quel sapone è un film più leggero rispetto a Borotalco, una favola. Difetti di quel film? Ma sicuramente riguardandolo avrei evitato la... C'è una scena che rubo i vestiti a un morto, perché sono dei vestiti che potrebbero poi assomigliare a un clergyman di un prete. Ecco, quella là è una scena indubbiamente un po' eccessiva, l'avrei dovuta evitare anche se poi ha fatto molto ridere. No, là non ce n'era bisogno. Di a mia sorella cambierei pochissime cose, anche là. Forse là avevo ecceduto troppo con il personaggio della rumena. Forse non ce n'era bisogno di mettere il piede in mezzo alle gambe al ristorante. Passioni di Carlo Verdone. Passioni? Ma io direi al di fuori del cinema, dello spettacolo, la musica senz'altro. È una mia grandissima passione. Ti ho sbagliato carriera, secondo me. No, meglio così. Sarei stato un batterista molto lineare, piatto, come Ringo Starr, vero Fra? Sì, forse un po' meglio. Forse un po' meglio Ringo Starr, un pochino meglio. No, sono andato a vedere gli U2 ieri sera. Sono andato a letto alle 3, sono svegliato alle 7. Ci vorrebbe un'iniezione di marmo stamattina, chi me la fa? Va davanti a miele, basta, non lo prendo qua, che mi fa il faccione. Senti, ma com'è la nostra? U2? Fortissimo, veramente forte. Grande atmosfera, grande sound, grande look, grandi luci. No, beh, mi piacciono molto. Mi piace la musica, mi piacciono i testi, mi piacciono loro proprio come gruppo. Molto bene. E che avete fatto? Gli sciamannati, le cose più orgiastiche, camicie che saltano, ascelle che si confondono, sai, quelle cose tremende da... Avete trasgredito? Sì, è stato un... Siamo pronti, caro Mario, devo andare in scena. Dammi due schiaffi, dammi un po' di carica, insomma. Dai, pronti. Ma da ragazzo, eri beatlesiano o rollinsoniano? Beatlesiano. Lo sapevo. Preferiti erano We Can Work It Out, Hard Day's Night, Ticket to Ride. Franco, che ti ricordi poi? Help, I Feel Fine. Fate così, tutti e due girati, vi voltate solo di è testa. È terribile questo. Dai. È la foto anni 60. Beh, 60 e 61. Sembrano quei copertine dei 45 giri da Tony Dennis, dai. Facciamo un gruppo nuovo, un complesso nuovo, con Nuti, Benigni, Troisi e Moretti. Che gli facciamo suonare? Annudi il sax davanti allo specchio, perché è molto narciso, con l'orecchino. Troisi, gli facciamo suonare Ninna Nanna, è pigro, dorme 15 ore al giorno. Moretti mi sa che è un po' suonato, non è che... Scaccia pensieri. Scaccia pensieri, sì. Solidario. E Benigni...
No, Benigni mi pare proprio quello veramente suonato, Benigni. Noi siamo dei nostalgici hendrixiani, cara Serena. Tutto ciò che riguarda Jimi Hendrix per noi è pane. Ricordo, eh? E vita. Con che chitarra suonava Hendrix all'isola di Wight? Flying Boom. Stupendo. Sono tutti forti questi. Ho chiesto a Michel Polnareff e a Bambolina che fanno. Sergio Leone mi propose di scrivere un film. Io dissi: guardi, che un progetto già ce l'ho. Allora glielo feci leggere e lui mi tirò in faccia: ma che è sta roba? Stette un quarto d'ora levandosi le occhiaie a leggere, perché leggeva così. Ma che se scrivono queste cose? Allora alzò il telefono, chiamò Benvenuto De Bernardi: venite domani alle 4, c'è quel Verdone, quel comico, lo devo far incontrare. E da allora è nato il sodalizio. Però lui è stato. Adesso, a parte, diciamo così, questo personaggio un po' sornione, un po' cinico, però è un personaggio veramente fondamentale, perché il centro sperimentale mi ha fornito le basi, però la pratica me l'ha insegnata lui. Io sono stato un mese e mezzo segregato a casa sua a capire come si fanno i campi, i controcampi, i carrelli, la misura, come un attore si deve caricare, la meticolosità nel preparare un film, la non approssimazione. Infatti lui era un grande perfezionista, di tanto mi ha menato anche. Una volta mi ha dato una sberla tremenda, perché io volevo un attore che lui odiava. E io volevo dimostrare, a un certo punto dice: vabbè, sai che te dico, faccio come mi pare. Au, boom! Ma come fai come te pare? Mi inseguì proprio per casa. È una cosa veramente, una scena. Poi dopo mi chiese scusa, via qua, no, via con papà. Perché era un po'... Era un po'. Una volta mi disse, questo 3 anni fa, gli dissi: ma tu chi sei per me? Dico: sei, diciamo così, il mio nume protettore, una specie di secondo padre, uno zio, un aiuto regista, perché in fin dei conti lui nei primi film mi faceva anche molto carinamente da aiuto regista. E lui mi guardò fisso e seriamente mi disse: tu da oggi mi devi chiamare padrino. Abbiamo cominciato quando? A fine luglio. Fuori c'era una temperatura, fuori in esterno, di 37-38 gradi. Quando invece entravamo dentro e si accendevano le luci, si raggiungeva anche 43-44 gradi. Quindi ogni tanto vedevamo qualche crollo, capisci? Tutti quanti dal trucco venivano tutti quanti belli pronti e cose, ma ogni tanto... diventavano tutti Vincent Price. Giravo una scena del Bullo in un sacco bello, stavo sulla un'autostrada che è la Cassia Bis e andavo abbastanza veloce, dovevo fare una scena in macchina e dovevo andare sugli 80-90 all'ora. Mi volò la parrucca perché sudavo molto, c'erano 35-36 gradi quel giorno. Mi volò la parrucca e andò a finire in un burrone dall'autostrada, cadde da un ponte e andò giù, e quindi mi rimasi col mastice così a guardare sta parrucca. E la giornata è andata persa, perché non siamo riusciti a trovare la strada per scendere giù nella scarpata e prendere sta benedetta parrucca. L'altra settimana sono stato a Milano, mi sono fermato in un autogrill, perché gli autogrill per me sono le cose più difficili dal punto di vista psicologico. Ma bevevo, mi pare, un'aranciata con un tramezzino, mi si avvicina proprio uno così, si mette proprio di profilo così e sta là, e io mi avvolto e mi sento proprio l'alito, sai, qua, una faccia qua. A un certo punto mi avvolto e mi fa: ma che sei, Verdone, te? Sì, sei serio, sempre. Davvero sei Verdone? Sì. Ma davvero sei Verdone? Sì. Ho fatto a pia. Puntini, puntini, puntini. Ecco, arriviamo anche a questi livelli di confidenza orrenda. Un altro invece,
a Carlo, tu sei forte, mi fai morire da risate. Ma lascia una manata qua. Il mio primo incontro con Sordi è stato drammatico, perché io volevo molto conoscerlo, mio padre e mia madre me lo presentarono, mi ricordo che stavamo a Saint-Vincent, io avevo avuto 8-9 anni. Avevo un costumino da tirolese, calzoncini, cappelletto e piccozza, piccola piccozza. C'erano le famose Grolle d'Oro, che era un premio molto importante che veniva dato a Saint-Vincent. Allora loro mi presentarono a Sordi e lui mi guardò, si fece una gran risata. Andava a capire, piccozza. E che cazzo devo capire? Ci hai provato? Io? No, ma che stai a scherzare? Io stavo a dormire, stavo. Bravo, dormi, è meglio. Certe performance di Sordi mi hanno influenzato, certe performance del passato soprattutto. Anche se poi non l'ho rifatte, però mi hanno dato l'ispirazione per fare qualcosa, ecco. Il bullo mio è molto diverso dal bullo di un sacco bello. Il bullo di un sacco bello è molto diverso dal bullo dell'americano a Roma, perché vivono due periodi diversi, però certamente quella performance di Sordi mi ha influenzato, mi ha colpito, mi ha sbalordito. Era un grande attore che veniva fuori con una gran potenza, con una grande mimica, con una grande vitalità. Era completamente pazzo e il mio era invece completamente solo, e questa è la differenza. Merigoni Ferdinando! Ho chiamato Merigoni Ferdinando, anche al battere. Permesso, buongiorno, oltraggio al pudore. Buongiorno, signor pretore. Buongiorno, signor pretore, sono io. Una sigaretta, vostro onore. È qualcosa che mi sento dentro, magari sto in macchina, sto ascoltando un brano di una musica che mi ispira, in quel momento mi viene un vulcano di idee, poi magari passo dei giorni di un piattume che è senza limiti. No, sono cose istintive, direi che il 30% delle risate in un film mi vengono proprio al momento, mentre giro. Riesco sempre a cambiare qualcosa, a inventarmi qualche cosa. Non rispetto il copione, però c'è sempre un 30-40% di cose studiate e costruite lì al momento. Che rumore che sentite? Che bulla, che state in un'altra casa. Dai, devo girare, Rosario, su. 91, 2 seconda. Azione! Nelle tue mani, padre clementissimo, consegnati. Quando sono attore, invece, cerco di dare anche molto spazio a tutto quello che può essere anche una certa improvvisazione, perché molte delle risate dei miei film vengono fuori in percentuale, dicono il 30, anche 40%, anche da molte scene improvvisate, da molte battute estemporanee che mi vengono lì per lì. Quello è importantissimo. Azione. Ma perché ti metti a frugare dentro il beauty case? Ma era aperto sulla tazza. Non devi guardarla, non devi toccare, che poi diventi isterica, che se la prende con me. Poi parliamo piano, perché se ci sente diventa una tragedia. Stop. Dai, motore. Aspetta, bene. 18, 4, quarta. Ma te... Azione, aspetta, azione. Ma perché ti metti a frugare dentro il beauty case? Ma l'ha aperto sulla tazza. Non devi guardare, hai capito? Che poi diventi isterica, poi parliamo piano, che se ci sente diventa una tragedia. Ma chi è andato a letto alle 10:30? Sì, si va a letto alle 10:30 noi. Silvia, mica stiamo a Parigi o Rio, stiamo a Spoleto. Non è che... Notte. Ah, notte? Notte. Cambio. Va bene. Mi immedesimo molto nel personaggio del film, cerco di avere molto chiaro il film in testa, in modo che sto sempre in tiro, sono sempre molto caricato. Le situazioni difficili sono quando devi andare a fare un'ospitata in televisione o devi fare una cosa, devi essere brillante per forza, e magari non ti va. Perché non ti va? Allora là arrivano i dolori, perché è un combattimento con te stesso tremendo, tremendo. Però quando tu sai che hai uno spettacolo teatrale o sai che hai un film, tu sei concentrato soltanto su quella cosa. Però oggi di sollecitazioni ce ne sono tante. Inviti, ospitate e cose, e quindi ti devi far forza e magari una sera non te va perché hai problemi tuoi o c'è il mal di testa o devi però essere sempre sempre tirato, sempre palle. È il fo, io finisco di lavorare, tanto oggi è giornata.
Silvia, entra il phone nel registratore! Per favore! Io scrivo già sull'attore che conosco, capito? Ecco, questo è un sistema per non sbagliare in genere. Le beauty case, ci sono quattro marche di pillole anticoncezionali, tutto, anticoncezionali. Cambio. Via, succede, dai. Scherzo. Vai, vai. Tu. Mi giuro, dai, la Monica. Stavolta sei rimasto con un calzino a mano. Sì, ma mi piace. Vabbè. Mattia, ti posso chiedere una cosa? Mattia, ti posso chiedere una cosa? Facciamo un'ultima e basta poi? No! Se facciamo l'ultima e basta, io ti compro una montagna di caramelle. Non voglio fare niente. L'ultima, Mattia, l'ultima e basta, così poi è finita. No, non voglio. Le macchinette, ti piacciono le macchinette? Compra una macchinetta. Non bisogna mai prendere al cinema i bambini, i cavalli, Winchester, Bambini, cavalli, Winchester. Effetti speciali. Effetti speciali, pioggia finta, neve finta, poi... E cattivi attori. E pessimi aiuti registi. Sai, poi c'è un'altra cosa. Io ogni scena cerco di farla sempre un pochino diversa dall'altra. Magari in una gli do un pochino dentro, un'altra un po' meno. Un'altra se è malinconica la faccio molto malinconica, un'altra meno malinconica, un'altra più comica, un'altra meno comica. Così cerco sempre di trovare il giusto equilibrio. Tu non la devi più trovare! Non ci devi più pensare, non ne devi più parlare. Va bene? Senti, non la devi trovare. Non ci devi pensare, non ne devi più parlare. Sì, va bene? E non la devi più guardare, sono stato chiaro? Stop. Pure qua dove andare, no? No. Ciao, sei due terza. Katia, dov'è mio cognato? Sei due quarta. Katia, dov'è mio cognato? Due quinta. Katia, dov'è mio cognato? Sei due sesta. Katia, dov'è mio cognato? Sei due settima. Katia, dov'è mio cognato? Ha chiamato che non viene, forse nel pomeriggio. Beh, vabbè, ma non si può andare avanti così, porca miseria. Non ci sta mai, poi quando c'è, mi combina casini. Adesso, per esempio, è arrivato un gruppo dall'Uganda che va a vedere il Papa. Adesso è uscito fuori che il Papa sta in Uganda. Ma se restavano là, ce l'avevano sotto casa, no? Ma lei lo sa che il dottor Filippo non si sente molto bene in questo periodo? E vabbè, si cura allora, si fa curare come si fa curare tutto il mondo. Adesso, sai che scherzo c'è? Oddio, non mi va più. Danilo, alla Moody gli mettiamo la sottoveste nera o bianca? Io sarebbe il colore della sera. Quel bianco sporco. Sì, alzi la mano chi la vuole nera. Nera. Alzi la mano chi la vuole bianca. Bianca. No, uomini e donne. Bianca, non è bianca, vediamo cosa piace quel fiume. Bianca, vedi anche Roberta. Nera, fine. Pronto, cinema Barberini? Ah, buonasera, senta, sono un padre di famiglia che deve portare la famigliola al cinema a vedere questo film stasera a casa di Alice. Siamo io, mia moglie, i nostri figli di 7, 11 anni e mia suocera. Lei mi conferma che non ci sono scene sconce? Ci sono scene di baci? Ravvicinate? Perfetto. E scene di seni? Perfetto. Si vede anche il capezzolo? Perfetto. Senta, slip? Si vedono? Perfetto. Cosce? Perfetto. Natiche? Perfetto, d'accordo. Allora, semmai vengo domani io da solo. Grazie. Gli orari sono? Perfetto, grazie. Arrivederci. Nicolino, Fabiana, andate a casa che papà deve andare un attimo in ufficio. È domenica, vabbè, che vuol dire? Anche la domenica uno c'ha da fare. Beh, certo, è sempre un erotismo così trattato con ironia.
intendiamoci, non è che mi metto a fare 9 settimane e mezzo io a fare ride i polli. Però indubbiamente ci sarà qualcosa così di stuzzicoso, però sempre in relazione a quelle che possono essere delle situazioni sempre comiche, comunque sempre molto credibili della vita di oggi. Superato il momento di astio, poi comincio a riflettere del perché magari quel critico ha scritto quelle cose. E ci sono alcuni critici che non sempre hanno parlato bene di certe cose mie, però, come hai detto giustamente te, c'è sempre stato un grande rispetto, però hanno sollevato delle riserve, magari su certe scelte che possono andare dal titolo al soggetto, alla scelta forse di un tono, di una tonalità. Fortunatamente mai degli attori, perché nella scelta degli attori credo di essere stato sempre abbastanza oculato. Lo dimostra il fatto che hanno vinto tanti di quei premi loro, forse hanno vinti più loro di me. Questo ogni tanto mi rompe un po' le scatole. E certo, il giudizio di mio padre lo ascolto molto, anche perché è una persona distaccata, non è un produttore che pensa soltanto a quanto incasserà il mio film, però è soprattutto un uomo che mi dice: sta attento perché la critica poi non deve dire questo, questo e questo, oppure sta attento perché potrebbe essere un passo indietro rispetto a cerca di approfondire di più questo lato di questo film perché è il più poetico. Ecco, mio padre forse è la persona che mi dà delle dritte non commerciali ma spassionatamente artistiche. Ma fa freddo. Ma via, non morrai per questo. Ecco qua. Vedi come il tuo torace si gonfia e poi si restringe? Ma che fate? Vi prego, Stefano. Aspetta, cerca di avere un po' di pazienza. Ecco, stai ferma, eh? Non muoverti, voglio farti vedere come sei fatta dentro. Così. Così. Ecco qua. Ecco, adesso sei quasi perfetta. Lo vedi, Agnuta? Sei proprio mostruosa. Dentro sei fatta proprio così. Ma dite veramente? Ma certo che dico veramente. Dai, ora togliti la camicetta, eh? Così il disegno sarà più completo. Coraggio. No, non vergognarti. Dai. Chi sarà adesso? Svelta, torna a sederti. Aspetta. Avanti? Avanti! Perdonatemi, caro Klokov, vengo a pregarvi di una cosa. Fatemi il piacere. Prestatemi questa vostra bella ragazza per un paio d'ore. Reca troppo disturbo, naturalmente. È stato molto importante avere un padre nell'ambiente, soprattutto un padre storico del cinema, professore universitario, anche perché nel salotto di casa mia ho conosciuto tanti registi, tanti attori, tanti scrittori importanti, e chiaramente questa è stata una grande sollecitazione poi per avvicinarmi a questo mondo, a questa professione. Mi ricordo quando veniva Pasolini, quando veniva De Sica, quando veniva Rossellini, quando papà mi portava qui a Cinecittà a vedere i film in costume, o quando mi portava giù nei teatri di posa del Centro Sperimentale di Cinematografia a vedere i saggi degli allievi. Quindi mio padre è stato fondamentale, l'ambiente familiare molto importante. Poi i miei genitori erano molto scherzosi, perché addirittura la sera improvvisavano di tanto in tanto delle commedie, degli sketch. Io ero bambino, guardavo, quindi mi veniva voglia anche a me di inserirmi. Quindi un ambiente di intellettuali, però nello stesso tempo anche molto, molto aperti, molto moderni. Quindi è contato moltissimo.
Quest'estate hai girato il tuo film e nello stesso tempo lo giravano tuo fratello e Christian, che è il tuo cognato. La sera che succedeva? Vi sentivate? Sì, passo passo? Verso le 8:30 c'era una telefonata ormai che ci accomunava. Io chiamavo Christian, poi chiamavo mio fratello, che poi in realtà stavamo con un arco di 360 gradi vicinissimi, perché io stavo a Via Giulia, Christian stava a Campo dei Fiori, mio fratello stava a fine di Corso Vittorio. E ci si faceva un po' il resoconto della giornata. E io, un po' in patema d'animo per loro ero, perché sono sempre i miei parenti. Mio fratello per un verso, Christian perché ha sposato mia sorella, quindi il piccolo clan che si sentiva la sera. Però è anche un'opera prima per loro, no? Quindi ero molto coinvolto. Però dalle informazioni che ho, sono delle buone informazioni, quindi credo che il risultato sia... Direi che mi trovo benissimo, perché sono anni che lavoro con lui, nel senso che abbiamo fatto insieme i suoi primi film, io gli ho dato una mano molto sostanziale, direi quasi importante, ecco, per Un sacco bello, per Bianco, Rosso e Verdone, per Borotalco, quindi ero già dietro le quinte nei suoi primi film. Era una cosa che avrei comunque fatto nel giro di qualche anno. E ho preferito farlo con Carlo, che con il quale ho un rapporto di stima, non solo di affetto, ma anche di stima, visto anche i trascorsi nostri. Insomma, con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, cui nutrirsi però fino a sazietà. Ma guardi che freddo, è freddo. Allora dopo è più veloce. Si deve staccare. Signore, è molto importante che prima della battuta di Franco Diogene, lei lentamente, e poi lentamente se lo mette in bocca, perché brucia, no? Nella sua testa. Poi quando lui gli dice, ma è freddo, allora abbandona tutto l'atteggiamento e comincia a essere molto più veloce. È diventato in pochi anni un autore che, volendo, potrebbe persino togliersi il gusto di stare per una volta solo dietro la macchina da presa. Probabilmente non incasserebbe gli 8-10 miliardi consueti e quasi certamente gli direbbero che si è montato la testa, senza essere Woody Allen. Ma Verdone ha la stoffa per farcela, per provare a se stesso che dietro quella mimica generosa, quello sguardo all'insù, quel falso cinismo romanesco, batte un'idea di cinema che potremmo definire post-commedia realistica. Che ci provi, prima di diventare, come altri suoi colleghi inchiodati dall'ossessione della battuta pronta, un commendatore. Forse l'ingombro maggiore sono io. Quando sono davanti alla cinepresa, mi vengono sempre gli scrupoli, penso anche molto al mio pubblico. Allora dico, ma adesso se mi vedono così, che dicono? Sì, un po' sono schiavo. Quindi credo che prima o poi farò un film come regista soltanto, anzi è già in programmazione. E sicuramente non sarà forse un film brillante, proprio vorrei cimentarmi con qualcosa di differente. E quindi vorrei andare dall'altra parte della macchina da presa. Sì, ogni tanto diventa un po' un piccolo peso, però fin dei conti il pubblico mi conosce così. Cerco sempre di trovare un giusto equilibrio tra quello che il pubblico vuole e quello che mi va di dare a me al pubblico. 77-2 a seconda. Azione! Fai sentire tutto il condominio, piamma con queste piazzate, dai! Per fa... Ma che se fa? No, il forno, metti in una sacca, in modo che non si rompa, il forno! Io, se dovessi allontanarmi da Campo di Fiori, da Via Giulia, da Trastevere, perderei sicuramente il contatto con la realtà. Quindi a me interessa questo piccolo mondo, questo microcosmo,
che gira intorno al cuore di Roma. Tu fai fare le musiche del film a Vasco Rossi, non ti piacerebbe che lui ti invitasse a suonare in un suo concerto, magari in uno stadio? Non ti emozionerebbe? L'ho fatto già con il mio amico Antonello Venditti. Potrei farlo con lui, però con ma no, forse no. No, perché allora sì. È una promessa ormai questa qua che ho fatto solo ad Antonello, quindi. Poi le canzoni di Antonello sono più facili alla batteria, suonando io la batteria. Quelle di Antonello sono sempre. Quelle di Vasco sono molto, molto più violente certe volte, quindi preferisco tenermi le melodie vendittiane. Che forse sono anche più semplici per me. Abbiamo qui con noi, avremo qui con noi, perché se non è scappato prima, Charlie B. Green Verdone. Ritorna per l'occasione sulle platee mondiali anche Enzo Vitabile.